Già nel 2012 la provincia di Rimini aveva fatto un primo studio di un parco eolico in mare per poter sfruttare così un'energia rinnovabile. Oggi in questo convegno di nuovo dei professionisti tornano a ragionare sulle occasioni che può rappresentare questo progetto per la provincia di Rimini, come mai? Vedremo di andare a recuperare quella progettazione, vedremo di andare a recuperare quell'elaborazione, mettere insieme tutti i soggetti e sono qui anche a questo convegno per dire che la provincia c'è. Degli imprenditori interessati ci sono già ad investire su un parco eolico a Rimini? A me risulta di sì, è necessario verificare bene tutta la pianificazione, l'impatto ambientale, le compatibilità ambientali degli interventi stessi. Su questo abbiamo al tavolo anche la Regione, gli altri soggetti, sarà necessario avere anche il Ministero. Certamente è un progetto possibile, mica sotto costa, sicuramente a qualche miglia di distanza dalla costa dove l'intrusione visuale è sostanzialmente nulla. Una distanza percorribile anche davanti alle nostre coste potrebbe essere quella di 5 miglia. Oggi i privati ci presentano nuovi studi, nuove ipotesi e da quelle possiamo ripartire perché si possa passare da una parte più teorica a una parte pratica e quindi mettere in atto delle procedure per poi arrivare realmente ad avere qualche pala che gira e produce energia rinnovabile anche in Emilia-Romagna, anche a Rimini, anche in Italia.